Allora, Marge, sei pronta per un altro episodio di Staccio alla Largo? Sono stufa di quello show. Ma ho sentito delle buone critiche su Parlare alla Mano. Senti qui, le battute schizzano, frigolano e si gustano. Ok, qualunque cosa mi tolga dalla mente la mia vita. Ehi, guardate cosa ho trovato! La vecchia radio del nonno! Oh, non sarebbe bello riunirci tutti intorno ed ascoltarla come una volta? Basta che accendi qualcosa, sto cominciando a pensare! L'ora delle decisioni irrevocabili! Buonasera, adulti. Interrompiamo questa trasmissione per offrirvi un programma molto speciale, il cui titolo è... Conosciamo tutti i vostri segreti! Che noia! Torna a quello delle decisioni irrevocabili. Al commissario Winchester piace fare il duro, ma gli piace anche fare la sua ronda indossando calze autoreggenti. E che sarà? Non è mica un crimine, non è? Ho paura di sì, commissario. E la maestra Caprapal ruba oggetti e alimenti dalla mensa della scuola. Oh. Edna, come hai potuto? Non alzarti, ci penso io al vassoio. E ora arriviamo al signor Homer Simpson. Lo sapevate che a lui piace rovistare nella spazzatura dei Flanders e mangiarla? Oh, ma che schifo, papino. Ho un problema. Sintonizzatevi domani e finché non verrà revocato il coprifuoco, perché vi riveleremo segreti imbarazzanti su altri adulti di Springfield. Ma almeno a me mi hanno già sistemato. E ne abbiamo a bizzeffi su Homer Simpson. No! Ho convocato questa riunione per decidere cosa fare riguardo a quei marmocchi blateranti e il loro fasullo accento inglese. Uè, piantala là! Stanno spifferando altri segreti! So, spero che non rivelino che questo è un riporto. Ed ecco la nostra chicca di questa sera. La divorziata da un gay, Luen Van Aute, tradisce il suo attuale boyfriend Pyro con il suo migliore amico Gyro. Quante volte ho combattuto al tuo fianco, Gyro? Ed è così che mi ripaghi? Pyro, Gyro, smettetela. Non si potrebbe spegnere quel trasmettitore infernale? Buttiamolo a mare. Hai sempre idee magnifiche. Calmatevi, cittadini. Il commissario Winchester è sulle tracce di quei piccoli spioni con mezzi all'avanguardia nel campo della lotta contro il crimine.